Messaggio della Madonna della Riparazione dato a Enrico, mistico dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia. 11 febbraio 2023. Enrico. La Madonna arriva nel mezzo delle litanie, ha una veste blu che le nasconde i piedi, una cintura bianca, un mantello bianco raccolto all'altezza delle spalle, un cortissimo velo bianco sul capo che scende all'indietro fino all'altezza del collo e una corona di rose bianche, gialle e rosse sulla testa. Ha la mano destra tesa verso il basso con il rosario della riparazione e sulla mano sinistra appoggiata sul cuore. Alla fine delle litanie mi saluta con un leggero inchino del capo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La Beata Vergine. Sia lodato mio Figlio Gesù Cristo. Enrico, sempre sia lodato. La Beata Vergine. Figli miei amati piccoli, che siete veramente preziosi ai miei occhi, sopportate con pazienza le sofferenze che avete, con molta facilità perdete la calma, correggetevi. Enrico, amata madre, perdona la mia impazienza, mi pento, bacio la terra in fretta per riparare. La Beata Vergine, ho chiesto a mio Figlio Gesù questo luogo, quest'oasi di riparazione, che in mezzo al mondo è un'oasi di pace. Figlio mio, ti chiedo di organizzare un grande pellegrinaggio in questo santuario, in modo che le persone conoscano meglio il titolo salutare con la quale vengo in Francia, affinché facciano penitenza e recitano il rosario della riparazione. Stendo il mio manto su questo luogo speciale. Enrico, appare una mappa del mondo. C'è un punto blu in ogni luogo dove c'è un'apparizione mariana. Vedo linee che prendono forma, rossa, che collega tutti i luoghi insieme, bianca, che collega Fatima ad ogni luogo, e gialla, i luoghi che formano la M e la croce. È compresa anche l'ubicazione della Cappella della Riparazione. La Beata Vergine, mio Figlio Gesù è amore, mio Figlio Gesù è pace, mio Figlio Gesù è il perdono, mio Figlio Gesù è misericordia. Enrico. La Madonna giunge con le mani, poi le apre. Tra le sue due mani ci sono raggi di luce dove appare una parola, fede. La Beata Vergine, non rinunciare alla tua fede, qualunque sia il prezzo da pagare. Hai sofferto a causa della persecuzione orchestrata per distruggere quest'opera di riparazione. La fede di molti vacilla, ma tu sei rimasto perché la tua certezza nel mio intervento è grande. Aderite al mio grande messaggio di riparazione. Cari figli, non con la testa ma con il cuore. Avere fede, abbi fede, non perdete la fede nelle mie parole materne. Prega e riparate. A presto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.